Bentornati, iniziamo la seconda parte dove vi raccontiamo qualcosa invece di ricerca biotecnologica sotto due aspetti completamente diversi. Inizieremo con la presentazione del dottor Lorenzo Azzi, che secondo me è particolarmente coinvolgente in questo momento e mostra come spesso scoperte o attività di ricerca di base vengono e possono essere applicate in un campo particolarmente importante come in questo momento il campo diagnostico. E seguiremo invece soprattutto con una storia invece di ricerca di base che vi racconta come a volte studiare alcune proteine che apparentemente hanno delle funzioni sì interessanti ma non così particolarmente di moda, a causa di eventi come di nuovo quello della pandemia, diventano assolutamente centrali e fondamentali nello studio di una possibile lotta al coronavirus. Per questa seconda parte, che introdurrò io, ho pensato di invitare tre ragazzi che stanno attualmente frequentando il corso di studio in biotecnologie molecolari e industriali, in modo tale che abbiate un'idea di quale sarà, la vostra capacità di capire e presentare un problema scientifico nel caso scegliesse questo percorso e nel caso appunto arrivasse quasi alla fine, perlomeno del percorso di laurea. Allora, brevemente introduco il dottor Azzi, che è un medico, un odontoiatra, laureato in odontoiatria, specialità in odontoiatria, giusto, e che però come alcuni medici ha voluto anche seguire un percorso di dottorato, quindi ha un dottorato in biotecnologie conseguito presso il nostro dipartimento e probabilmente l'insieme di questi percorsi informativi l'ha portato a sviluppare un test rapido che ci auguriamo di avere al più breve disponibile, perché sicuramente potrebbe essere una delle principali armi per identificare i soggetti positivi e di conseguenza evitare il diffondersi di questa patologia, soprattutto del virus, in modo tale senza doversi sottoporre costantemente ad un esame molto più complesso come quello dei tamponi. Prego. Bene. Buongiorno a tutti, grazie alla professoressa Marinelli, alla professoressa Bossi per l'invito e per la presentazione, soprattutto per l'opportunità di raccontare questa esperienza che nasce in verità da una collaborazione multidisciplinare molto importante all'interno del nostro Ateneo, che ha coinvolto diversi dipartimenti, praticamente tutti quelli che si occupano di materie scientifiche, e che ha portato allo sviluppo di questa metodica che è il test rapido della saliva per la diagnosi dell'infezione da SARS-CoV-2. Sono passati ormai 9 mesi da quando è stata segnalata per la prima volta il cluster di polmoniti atipiche nella città di Wuhan, un cluster che è partito dal mercato dell'umido della città di Wuhan, un'infezione che si pensa derivata da un gruppo di animali selvatici che vengono normalmente commercializzati in questi mercati come il pipistrello, qualcuno pensa anche che come vettore ci sia il pangolino, e che a partire da questi episodi iniziali, oggi 30 settembre è una data un po' particolare perché questa pandemia raggiunge 1 milione di morti in tutto il mondo ed è in continua crescita esponenziale. È una pandemia causata da un virus che è stato denominato SARS-CoV-2 proprio perché è molto simile al virus della SARS-CoV-1, che magari i più piccoli non si ricordano, però ha coinvolto diversi paesi nell'anno 2003. Quello che vedete rappresentato è il dottor Carlo Urbani, che è stato un medico italiano, un infettivologo, che ha descritto per primo questa particolare malattia e che è morto dopo aver contratto la malattia in Vietnam. È una malattia che, come sapete ormai, dopo aver visto in questi mesi racconto da parte dei media e da parte dei telegiornali, comporta il rischio per diverse persone infettate di essere ricoverate e di andare incontro
a una forma di polmonite atipica molto grave che porta alla necessità di dare dei supporti alla ventilazione, alla respirazione quando va bene e nei casi più gravi il ricovero in terapia intensiva dove si verifica molto spesso anche il decesso di questi pazienti. La principale causa della contagiosità di questo virus risiede nel fatto che esso si trasmette attraverso le famose droplets, le goccioline di saliva, che si trasmettono sulle superfici, si trasmettono parlando, starnutendo, quindi attraverso un'interazione sociale. Il virus viaggia attraverso le goccioline di saliva e questo spiega come mai è stata necessaria l'introduzione dell'uso delle mascherine, del distanziamento sociale oltre un metro di distanza tra una persona all'altra. Ultime ricerche dimostrano che in verità anche le goccioline più piccole che viaggiano a distanza maggiore rispetto a un metro o due sono in grado di contagiare, ovviamente dopo un'esposizione più prolungata e un contatto più duraturo all'interno dei luoghi chiusi. E dal punto di vista clinico, quello che ha stupito in questa pandemia non è tanto la forma sintomatica. Quando noi parliamo di Covid-19 intendiamo la persona che va incontro alla malattia, quindi che sviluppa dei sintomi e che viene ricoverata. La principale causa della contagiosità, dell'altissima contagiosità di questa malattia è l'esistenza di una grandissima percentuale di persone che vengono definite presintomatiche o asintomatiche, cioè che sono in grado di avere una capacità di infettare gli altri diversi giorni prima di sviluppare la malattia, i cosiddetti presintomatici, o addirittura che non svilupperanno mai la malattia ma hanno comunque la capacità di infettare gli altri, i cosiddetti asintomatici. Un tema che ha fatto discutere per mesi, ma uno studio molto famoso pubblicato dal professor Crisanti, che è responsabile del laboratorio di microbiologia di Padova, ha dimostrato nello studio che è stato fatto a Vo' Euganeo, che è il primo comune dove hanno provato le misure di lockdown, che il 40% delle persone infette sono asintomatiche. Quindi questo spiega come mai questo virus ha questa capacità di diffusione molto più alta rispetto al suo predecessore. E quindi il tema che si è posto fin da subito per il contenimento di questa infezione è come intercettare queste persone presintomatiche o asintomatiche, perché ancora oggi la diagnosi per l'infezione di SARS-CoV-2 è fatta attraverso l'esecuzione del tampone. Il tampone consiste nell'introduzione di questo cotton fioc con un bastoncino più allungato all'interno delle cavità nasali fino ad arrivare in fondo a toccare la parete della gola, della parte alta della gola. E questo tampone poi viene inviato in un laboratorio dove deve essere analizzato attraverso una procedura che prende il nome di test molecolare, che ha il compito di andare a cercare nel campione che viene analizzato la presenza del genoma del virus, cioè del suo RNA. È una procedura sicuramente di riferimento, è quella che viene considerata al momento la più sensibile, la più importante, anche se comunque ha diverse percentuali di fallimento, perché per diversi motivi alcuni pazienti possono scappare a questa metodica, però ha dei limiti per la sua applicazione per uno screening di massa, perché per la sua esecuzione innanzitutto ci vuole una persona che sia capace di fare il tampone, quindi ci vogliono degli operatori che siano specializzati. Poi perché comunque il campione deve essere trasportato all'interno di un laboratorio, deve essere processato, deve essere analizzato, quindi prima di avere un referto, se va bene, se siamo fortunati, passano uno o due giorni. Durante il periodo pandemico, quello forte di aprile, anche una settimana. E quindi immaginare di applicarlo su una popolazione di 60 milioni di abitanti risulta alquanto difficile. È stato introdotto invece nei mesi scorsi il test sierologico proprio per affiancare il tampone, sia da un punto di vista rapido che da un punto di vista classico, quindi con prelievo venoso, però il test sierologico ha dei limiti. Il test sierologico ci dice se la persona analizzata ha sviluppato gli anticorpi contro il virus, non ci dice se questa persona in questo preciso momento in cui viene analizzata è infetta oppure no. Anzi, molto spesso gli anticorpi si sviluppano dopo diversi giorni in cui la persona è infetta, per cui quella finestra che va dall'inizio del contagio allo sviluppo degli anticorpi, la persona con questo test non può essere individuata. E abbiamo visto che invece sono proprio i giorni in cui la persona è altamente contagiosa per gli altri. Ecco perché nelle ultime settimane ha preso piede l'idea del test antigenico, che poi corrisponde un po' alla nostra idea iniziale con il test rapido della saliva. Che cosa vuol dire test antigenico? Significa andare a cercare il virus all'interno del campione senza metodiche di elaborazione più sofisticata come quelle che vengono eseguite in laboratorio,
si vanno a cercare dei pezzettini del virus che possono essere direttamente individuati nel campione, senza amplificazione, quindi senza andare a cercare delle molecole in tracce che richiedono una lavorazione più difficile. In particolare quella che rappresenta un po' anche l'icona di questo coronavirus è la famosa proteina spike, che si è sentita tante volte anche sui media. Spike vuol dire appunto spuntone, è questa proteina che vedete sporgere anche nella fotografia che c'è in basso nella slide, che conferisce al virus questo aspetto di virus incoronato. Il nome di coronavirus deriva proprio da questa conformazione data da queste proteine che spuntano dal virus e che sono quelle responsabili anche del meccanismo con cui infetta il nostro corpo. La nostra idea nasce un po' ad imitazione di un test molto famoso che è il test di gravidanza. Il test di gravidanza è, chi lo conosce, un test che analizza le urine e che permette nel giro di pochissimi minuti di sapere se la donna è incinta con la formazione delle famose barrettine verticali, una barrettina sia negativi, due barrettine invece sia positivi. Ad imitazione, prendendo spunto da questo tipo di test diagnostico, abbiamo ipotizzato di andare a vedere se era possibile utilizzare lo stesso tipo di metodica anche per vedere se nella saliva fosse presente il virus individuabile proprio attraverso questa metodica rapida. È in verità un test, quello della saliva rapido, che in passato è già stato provato anche su alcuni virus tropicali, non hanno avuto grande diffusione commerciale perché sono virus di nicchia che colpiscono alcune zone del mondo, in particolare l'America Latina, come la febbre dengue piuttosto che il virus Zika, ma anche più famoso il test della saliva per la diagnosi dell'HIV. Non ha avuto grandissima diffusione, però è possibile attraverso la saliva individuare l'infezione di HIV nelle persone che sono infette. Quindi, forti di questa analisi del passato recente, che già aveva mostrato come la saliva potesse essere un fluido con cui poter diagnosticare le malattie infettive, siamo andati a vedere innanzitutto se effettivamente SARS-CoV-2 fosse misurabile all'interno della saliva. Quindi abbiamo analizzato la saliva di alcuni pazienti che erano ricoverati presso il nostro ospedale, pazienti Covid, e tutti i pazienti analizzati che avevano il tampone positivo avevano anche la saliva positiva. Addirittura abbiamo individuato alcuni pazienti che erano negativi al tampone, sintomatici, ma positivi alla saliva. Questo perché probabilmente la saliva rispetto al tampone è un fluido molto più facile da gestire, perché lo fornisce autonomamente la persona, non richiede l'esecuzione di un test che richiede una certa bravura manuale o che richiede una certa capacità, lo fornisce autonomamente la persona, per cui ce lo troviamo direttamente in buona quantità per l'analisi. Questi dati poi sono stati confermati anche successivamente da altri studi che sono stati pubblicati nella letteratura anche su riviste prestigiose come New England, che è la rivista più prestigiosa di medicina, del gruppo della medicina. Forti di questi dati quindi iniziali, abbiamo pensato di mettere in piedi una collaborazione, come vi dicevo prima, praticamente fra tutti i dipartimenti che si occupano di materie scientifiche della nostra università, quindi tra la medicina, la scienza e alta tecnologia e soprattutto il dipartimento di biotecnologie, con cui è stato possibile dall'idea pensare a un prototipo per poter effettuare una sperimentazione e vedere se effettivamente una metodica rapida di diagnosi fosse possibile attraverso l'utilizzo della saliva. Per cui abbiamo creato, da questa collaborazione che ha visto coinvolti tantissimi specialisti, quindi medici, odontoiatri, infettivologi, biotecnologi, biochimici, abbiamo provato a sperimentare l'idea di questo test rapido della saliva, che funziona esattamente in maniera analoga al test di gravidanza, perché è composto da una, come si vede nella fotografia, da una striscia di nitrocellulosa in cui viene applicata la saliva a un'estremità. La saliva corre per capillarità in maniera laterale, la metodica si chiama lateral flow, flusso laterale, corre quindi la saliva in maniera laterale sulla striscia e a un certo punto lungo il suo percorso incontra delle molecole, degli anticorpi che sono in grado di individuare la presenza del virus e si formano delle bande, le famose bande colorate a cui accennavo prima. Una, che è la banda che vedete indicata come C, si deve formare sempre, si chiama banda di controllo e ci dice che la saliva ha corso bene fino in fondo. L'altra, che è la banda T, banda test, ci dà invece il risultato. Se positivo il soggetto, compare la seconda banda,
Se il soggetto non ha il virus, la banda non si forma. Abbiamo quindi provato su circa 122 persone, sia pazienti ricoverati, sia anche soggetti negativi a rischio di prendere l'infezione, quindi in particolar modo gli operatori sanitari, per esempio, che effettuavano i tamponi. E abbiamo avuto, contrariamente alle nostre aspettative, perché all'inizio ci aspettavamo una sensibilità un po' più mediocre, una sensibilità molto elevata, cioè nel nostro test la sensibilità è pari al 93%, quindi vuol dire che su 100 tamponi positivi siamo in grado di vedere 90, col test salivare siamo in grado di individuarne 93. La cosa particolare di questa analisi è che i soggetti che sono scappati all'analisi del test salivare, quindi che erano positivi al tampone ma negativi alla saliva, non avevano nemmeno la saliva positiva quando analizzata con il test molecolare. In verità vuol dire che in quel momento i soggetti non erano infettanti attraverso le goccioline di saliva e quindi probabilmente il virus era più concentrato nella regione delle vie aeree. Quindi una sensibilità alta, paradossalmente una specificità, cioè il fatto di avere dei falsi positivi, dei soggetti che vengono individuati come positivi ma poi non lo sono, una specificità un po' più bassa dovuta principalmente al fatto che questi test molto spesso hanno anche una contropartita, nel senso che molto spesso tendono a formare delle bande appena appena accennate che non sono un vero risultato positivo, ma sono un'incrostazione dei reagenti piuttosto che l'ombra che si vede della banda, quindi una capacità di lettura del test. Vi faccio vedere anche un esempio di come è funzionato il test in laboratorio. Avete un esempio di saliva negativa sopra e un esempio di saliva positiva, quindi di un soggetto infetto sotto. Si applica la saliva a un'estremità della striscia, la saliva vedete che corre in maniera laterale lungo questa striscia e vedete ovviamente quella positiva sotto corre più lentamente perché i soggetti che hanno la malattia ovviamente hanno una saliva più catarrale, più viscosa, quindi che fa più fatica a correre. Già dopo un minuto tende a formarsi la banda di controllo, vedete già nella campionatura della saliva negativa sopra, fra poco si vedrà anche la comparsa della banda di controllo nel soggetto positivo. Una volta che si è formata la banda di controllo si attende qualche minuto e si possono leggere i risultati. Allora, tutti i test di questo tipo dicono che il risultato si può leggere dopo circa 15 minuti. In verità se un soggetto è positivo già dopo 3-5 minuti si comincia a intravedere la banda. Si preferisce aspettare 15 minuti perché si dà tempo alla striscia di microcellulosa di asciugarsi e di vedere meglio il segnale. Vedete sotto dopo il lavaggio degli agenti si vede la formazione della seconda banda positiva. Tempo del risultato in questo caso 3 minuti, poi ovviamente dopo 15 minuti si va a leggere in maniera definitiva il risultato. Subito dopo la nostra sperimentazione che abbiamo condotto tra la fine di aprile e l'inizio di maggio, abbiamo iniziato la fase 2, la comunicazione all'esterno, per cui siamo usciti con un comunicato stampa attraverso diversi media e giornali e la comunicazione con l'esterno è stata fondamentale per 3 motivi. Allora, prima di tutto sicuramente anche un motivo per fare un po' di pubblicità anche all'Ateneo, per far vedere che era coinvolto nella ricerca per la diagnostica sul Covid, ma soprattutto anche per rivendicare da una parte la paternità scientifica per quanto riguarda l'Università dell'Insubria per questo tipo di diagnostica, indipendentemente poi dal percorso industriale che questa procedura segue e seguirà, e anche perché uscire e fare comunicazione è fondamentale per attirare l'attenzione sia da parte di partner industriali sia anche per creare collaborazioni scientifiche ulteriori che possano potenziare l'evoluzione tecnologica del dispositivo, per cui è fondamentale anche l'aspetto comunicativo con l'esterno. Infatti subito dopo la comunicazione con l'esterno, la fase successiva che abbiamo iniziato a svolgere è stata quella proprio del trasferimento tecnologico, quindi lavorare con un partner industriale che trasformi l'idea che noi abbiamo provato in laboratorio, ma è una prova di concetto, viene definita proof of concept, cioè noi abbiamo dimostrato che l'idea funziona, adesso bisogna trasformarla in un prodotto industriale che entri sul mercato e quindi il compito dell'azienda è quello di trasformare la metodica in un prodotto che possa poi diventare ripetibile per essere prodotto industrialmente, quindi per esempio confezionare il contenitore di plastica, trovare la coppia di reagenti che permetta di leggere bene il segnale, quindi standardizzare la procedura. Nel frattempo abbiamo anche iniziato una fase di evoluzione tecnologica che potrà servire sia per questo test, ma io credo anche per, magari speriamo di no,
però ormai la storia insegna futuri cicli di pandemia virale, perché è normale che ogni tot decenni si verifichi una pandemia di questo tipo. Questa è un po' la nostra Spagnola del XXI secolo, anche se i numeri sono ovviamente differenti. Per cui col Dipartimento di Biotecnologia, col laboratorio del professor Poleggioni e il professor Molla della dottoressa Rosini, abbiamo iniziato a pensare come far evolvere il dispositivo, per cui per esempio andremo a sintetizzarci, a produrci la proteina spike da soli del virus, in maniera tale che introducendo la proteina spike all'interno dei topi di laboratorio, i topi andranno a produrre gli anticorpi diretti contro questa proteina, e questo potrà servire sia per avere degli anticorpi più funzionali, per poter avere un test performante, e sia anche soprattutto per avere una fornitura che non dipenda dall'estero, perché una delle difficoltà maggiori che abbiamo incontrato durante il periodo del lockdown è stato proprio quello di avere dei ritardi nelle consegne dovuto al fatto che con la chiusura delle frontiere i reagenti dall'estero non provenivano. E anche a potenziare la lettura del segnale attraverso l'introduzione dei biosensori, quindi con la possibilità, come il test per esempio di gravidanza, quello classico, di togliere la soggettività della lettura e quindi di fare in modo che una persona non faccia fatica a interpretare il risultato perché te lo dà direttamente il display, e a unire l'aspetto dei chip, quindi del silicio, con i fluidi organici, quello che viene definito lab on a chip, quindi fare in modo che è l'aspetto forse più affascinante anche dell'evoluzione della diagnostica da un punto di vista biotecnologico, quindi riuscire ad avere un test che sia ancora più veloce, ancora più performante, soprattutto che la cui lettura non dipende dalla capacità dell'operatore di leggere il risultato, anche perché questo test è pensato per essere letto da chiunque, non da un operatore sanitario specializzato, quindi dal medico di base piuttosto che da una persona magari considerata responsabile all'interno di una scuola, di un centro commerciale, di un cinema, affinché si possa tornare alla vita di prima, quindi la possibilità di controllare i centri di aggregazione istantaneamente ed evitare che entrino persone infette. L'ultima fase di questo percorso sarà la fase di certificazione, che sarà richiesta da parte dell'azienda, ma vedrà il nostro contributo, cioè sperimentare il dispositivo finito prima della sua immissione in commercio, riprovarlo sui pazienti positivi e sui soggetti negativi, dare parametri finali di sensibilità e di specificità, e questo sarà sperimentato su tutti gli ospedali della nostra zona che afferiscono all'Università dell'Insubria, quindi l'ospedale di Varese, di Como, di Busto, l'ATS stessa dell'Insubria, quindi la vecchia ASL che coinvolge le province di Varese e di Como. Da questo percorso quindi che ho provato a raccontare in un tempo rapido, spero che sia emerso quanto, soprattutto per chi si occupa di clinica, di medicina, di odontoiatria, sia fondamentale l'apporto invece di chi si occupa e si occuperà di biotecnologie, perché la medicina ha un po' il compito di individuare quali sono i bisogni del paziente o i bisogni urgenti di una politica sanitaria, ma la risposta, soprattutto dal punto di vista tecnico, viene elaborata da chi si occupa di biotecnologie. Quando medicina e biotecnologie, come per esempio all'interno del nostro Ateneo, che favorisce molto i rapporti multidisciplinari, si incontrano, nasce quella che si chiama medicina traslazionale, e quindi dalla clinica si arriva in laboratorio per avere la risposta, e il laboratorio attinge dalla clinica le esigenze che sono più sentite a livello di popolazione, a livello di società. E quindi ti ringrazio per l'attenzione. Grazie mille, veramente interessante. Ringraziamo. Invito anche appunto chi da remoto ci ha sentito a fare delle domande, in modo tale che al termine, ormai mancano pochi minuti perché la presentazione dei ragazzi durerà una decina di minuti al massimo, e in conseguenza penso che siano stati sollevati tanti aspetti interessanti, e quindi almeno qualche domanda ce l'aspettiamo, date un segno della vostra partecipazione da lontano. Allora, quella che siamo alla presentazione. Nel frattempo riprendo la parola appunto per raccontarvi invece un'esperienza molto diversa, che è quella di una proteina che è stata studiata per diversi anni nel mio laboratorio e che fino diciamo a 8 mesi fa era
conosciuta solo ad un ristretto gruppo di studiosi del settore. Questa proteina è ACE2, che è passato ACE2, che è diciamo, salita alle luci della ribalta nel momento in cui è stata, diciamo, notata come uno dei 2/3 recettori principali del virus, cioè la via con cui il virus riesce ad entrare nell'organismo. Allora, perché le 3-4 vite? Perché in realtà ACE2 è già una proteina di per sé che ha più ruoli nell'organismo, e di questo diciamo, vi verrà dettagliato meglio. Appunto, dalla presentazione dei ragazzi, che peraltro hanno portato semplicemente quello che era parte del programma del mio corso, corso svolto tra marzo e maggio, ma questa parte su ACE era già programmata, perché era un corso proprio di comunicazione cellulare, come le cellule parlano tra di loro, e di conseguenza prevedeva, diciamo, di studiare alcuni recettori, e tra cui questo recettore allora sconosciuto, che ci tenevo, diciamo, a presentare, in quanto nel mio laboratorio era stato studiato in realtà come proteina, come ancillary protein, così come l'abbiamo chiamata nell'articolo, necessaria per l'assorbimento degli aminoacidi a livello intestinale, quindi o renale. In realtà la proteina renale non è ACE2, ma è la collettrina. Nella parte sinistra della slide, nella parte in alto, è semplicemente un grafico estratto da PubMed, dove vengono contati diversi articoli che parlano di ACE2 a partire, mi sembra, dall'anno in cui è stata clonata, quindi attorno al 2000 fino al 2019, e si vede come in questa, diciamo, nella prima parte, normalmente ogni anno venivano pubblicati massimo un centinaio di articoli che raccontavano delle funzioni di questa proteina, che, come vedremo, sono molteplici. L'ultimo istogramma rappresenta invece quello che è successo nel 2020, dove gli articoli, appunto, da un centinaio all'anno sono già oltre 2000 a oggi. Quindi questo mostra come una ricerca di base fatta, diciamo, per tutt'altro scopo può portare, diciamo, ad identificare comunque delle proteine che diventano particolarmente importanti in alcuni momenti. Nel grafico sotto invece, appunto, è rappresentato, diciamo, l'omologo renale, quindi la collettrina o TMEM27, come si chiama realmente, dove si vede che non ha avuto, diciamo, nel corso degli anni una grossa variazione, con circa un numero di articoli pubblicati che va tra i 10 e i 30. Quindi è rimasta sconosciuta. Perché? Perché questa collettrina svolge solo una parte delle funzioni di ACE2 e soprattutto non svolge la funzione di recettore del virus. Quello che vi verrà raccontato a seguire è un po', appunto, questa tripla vita di ACE2, e ciascuno dei tre ragazzi racconterà uno dei tre aspetti che vanno, appunto, diciamo, dal ruolo nella regolazione sostanzialmente della pressione, nel ruolo di enhancer del trasporto di aminoacidi, anche nell'interazione con il microbioma, altro tema abbastanza caldo, e infine, appunto, col ruolo nell'interazione col virus. Quindi lascio la parola a Federica, che è la prima che racconterà come soprattutto il ruolo nella regolazione della pressione. Intanto ringrazio la professoressa Bossi per questa introduzione e per questa opportunità, di cui io e i miei colleghi siamo molto felici. E come anticipava la professoressa Bossi, io parlerò di una delle tre funzioni di ACE2, in particolare della funzione peptidasi, che ora vedremo che cosa significa. ACE2 sta per Angiotensin Converting Enzyme 2, ed è una proteina di membrana che fa parte di RAS, che non è altro che il sistema di regolazione della renina angiotensina, scusate, che ha un ruolo centrale nel mantenimento, appunto, dell'omeostasi della pressione arteriosa, come dicevamo un attimo fa, e quindi anche del controllo
del bilancio idrico salino nei mammiferi. Una attivazione anomala di RAS può portare a diverse patologie cardiovascolari o renali come l'ipertensione, l'infarto del miocardio e l'insufficienza cardiaca. In realtà questa immagine è solo per dare un'idea della complessità di RAS, ma non starò qui a spiegarvela nel dettaglio. ACE2 è una proteina omologa ad ACE e hanno entrambe un ruolo in RAS e, come non so se si vede bene dall'immagine, ma hanno una certa omologia, sono simili, diciamo, e sono entrambe delle carbossipeptidasi. Carbossipeptidasi significa che sono in grado di tagliare, diciamo togliere, degli aminoacidi partendo dal gruppo carbossilico di un peptide, che nell'immagine è rappresentato da quella C terminale alla fine del peptide. Per farla semplice, agiscono un po' come Pac-Man togliendo degli aminoacidi dalla fine del peptide. Per capire meglio il ruolo di ACE2 in tutte le varie funzioni che svolge, bisogna dire che ha una localizzazione essenzialmente ubiquitaria, nel senso che si trova in tutti i tessuti dell'organismo o quasi. Essenzialmente lo troviamo espresso sulle cellule dell'endotelio cardiaco e sui cardiomiociti, sulla superficie luminale delle cellule epiteliali tubulari e nelle cellule adulte di Leydig, che significa semplicemente principalmente cuore, rene e testicoli, anche se in realtà, come spero si veda dall'immagine, ha un'elevata espressione anche a livello polmonare, intestinale e a livello anche delle mucose nasali, della bocca e degli occhi. Una differenza interessante tra ACE2 ed ACE è che ACE2 si localizza principalmente sulla superficie apicale della membrana delle cellule epiteliali, che nell'immagine è rappresentata dal colore arancione, mentre ACE si localizza nella superficie vasolaterale, che è esattamente l'opposto, rappresentata dal colore viola. Come dicevo prima, RAS gioca un ruolo chiave nel controllo della funzione cardiovascolare e quindi nel controllo della pressione sanguigna e del bilancio degli elettroliti, e un ruolo importante in tutto ciò è ricoperto dal rene. L'immagine che vedete a destra rappresenta una sezione, una piccola parte di una piccola parte del rene. Quello che a noi interessa capire è la posizione della macula densa, che ho cercato di evidenziare in verde, e delle cellule juxtaglomerulari che sono proprio a fianco. Per semplificare, il rene è in grado di sentire alcune cose. Sentendo, percependo delle cose, può innescare una cascata di segnali che portano a regolare le cose che ha sentito. Praticamente, quando ci si abbassa la pressione, arriva un flusso ridotto al rene. Un flusso ridotto significa che meno sangue viene filtrato e arriva meno sodio, che è contenuto nel sangue e viene filtrato appunto nel rene, alle cellule della macula densa. Sentono questo segnale, una ridotta quantità di sodio, e attraverso una cascata complessa di reazioni, diciamo, stimolano l'apparato juxtaglomerulare a rilasciare renina, che non è altro che una, diciamo, forbice molecolare che è in grado di tagliare l'angiotensinogeno, che è una glicoproteina che viene prodotta dal fegato, e tagliandola danno origine all'angiotensina 1, che ha un ruolo molto importante nel nostro discorso perché può essere bersaglio di ACE o ACE2, che opereranno, come dicevo prima, quella specie di reazione Pac-Man togliendo degli aminoacidi. E nella prossima slide in realtà è spiegato meglio. Per semplificare, sia ACE che ACE2 possono agire su angiotensina 1. ACE è in grado di togliere due aminoacidi da angiotensina 1 a dare angiotensina 2, che è un peptide che è in grado di rialzare la pressione sanguigna nel caso in cui si abbassi. Mentre ACE2, se agisce su angiotensina 1, toglie solo un aminoacido, ci dà angiotensina 1,9, come si vede nell'immagine, che successivamente può essere substrato di ACE2. ACE2 agisce su angiotensina 1,9 per togliere ancora due aminoacidi a darci angiotensina 1,7.
che ha esattamente l'azione opposta e il risultato opposto rispetto ad angiotensina 2, per cui è vasodilatatrice. In realtà ACE2 preferisce agire su angiotensina 2 piuttosto che angiotensina 1, a dare direttamente angiotensina 1,7. Per concludere questa visione generale sulla funzione peptidasica di ACE2, possiamo dire che la controregolazione di RAS effettuata da ACE2 ha portato i ricercatori a indagare meglio quale sia l'impatto di ACE2 sulle malattie cardiovascolari. È emerso che una maggiore espressione di ACE2 in topi ipertesi è in grado di attenuarne l'ipertensione pur non alterando la pressione nei suoi livelli basali. Inoltre, operando il knockout di ACE2, che significa semplicemente silenziare ACE2, fare in modo che questo enzima non svolga più alcuna azione all'interno di topi sani in questo caso, si è notata una predisposizione per l'infarto del miocardio e una contrattilità cardiaca compromessa, che significa che ACE2 quando è presente fa in modo che queste cose avvengano meno. ACE2 è emerso essere anche una molecola protettiva contro le malattie renali nel contesto sempre di una regolazione negativa di RAS, per cui possiamo dire che è anche fisiologicamente nefroprotettivo. Vi ringrazio per l'attenzione, passo la parola al mio collega Uran che ci illustrerà un'altra funzione di ACE2. Grazie. Allora, grazie Federica. Passiamo adesso brevemente alla seconda funzione della famiglia ACE che riguarda il trasporto aminoacidico. E come ha anticipato prima la prof, parliamo di due proteine che sono ACE2, appunto che adesso accennato, e la collettrina, che è una proteina sempre transmembrana, però di dimensioni molto più piccole di ACE2 e presenta delle specifiche diverse per quanto anche riguarda la struttura. Allora, come anticipato prima Federica, ACE2 è una proteina che si trova a livelli elevati a livello della superficie luminale delle cellule epiteliali tubulari, in questo caso nell'intestino, per quanto riguarda il riassorbimento, ed esercita la sua funzione di riassorbimento di aminoacidi neutri in modo indiretto. La funzione di riassorbimento aminoacidico è spiegata in modo indiretto in quanto ACE2 lega a sua volta un trasportatore transmembrana che funziona come una porta tra due ambienti separati, cioè l'ambiente extracellulare e l'ambiente interno della cellula, dove ACE2 appunto è la chiave per far funzionare la porta. Per quanto riguarda i trasportatori, dobbiamo citare B0-AT1, che è il trasportatore presente in maggiore quantità nell'intestino, e quindi quando vi è un contatto tra ACE2 e questo trasportatore abbiamo il passaggio degli amminoacidi neutri dall'ambiente extracellulare, ovvero fuori dalla cellula, all'ambiente citoplasmatico, ovvero all'interno della cellula. Passando adesso alla collettrina, che è la seconda proteina, possiamo dire che è una proteina di ridotte dimensioni e di localizzazione diversa da ACE2, poiché è presente solo sulle cellule dei tubuli prossimali del rene. E ha la stessa funzione di ACE2 per quanto riguarda il trasporto amminoacidico, nel senso che lega sempre un trasportatore transmembrana che nel rene non è più B0-AT1, però si chiama B0-AT3, che ha la stessa funzione. Dobbiamo dire che sia la collettrina che ACE2 hanno il proprio gene localizzato sul cromosoma X e presentano un'omologia di sequenza, per la collettrina un'omologia di sequenza con ACE2 nella sua parte carbossi terminale. Ciò significa che un breve tratto di
un piccolo pezzo di H2 costituisce, tra virgolette, la collettrina, che è una proteina di per sé vera e propria. Allora, possiamo dire anche che siccome la collettrina sembra una proteina molto piccola, ha un ruolo molto importante nel nostro organismo, perché oltre che legare B0 a T3 e favorire l'ingresso degli aminoacidi neutri nella cellula, ne regola anche la trascrizione e traduzione di questo trasportatore transmembrana. E pensare che la vita stessa non esisterebbe, appunto, senza questi piccoli pezzi di Lego, chiamiamoli, che sono gli aminoacidi. Per fare un esempio pratico, il malassorbimento o l'assorbimento anormale di un solo aminoacido, che in questo caso è il triptofano, che è molto importante per la produzione di vitamina B3, porta a una condizione patologica come in questo caso, che è la pellagra. Grazie per l'attenzione e passo la parola a Mattia. Bene, allora, mi presento, sono Matteo Ferrito e anch'io faccio parte del secondo anno del corso di biotecnologia molecolare industriale qua in Insubria. Ringrazio i miei compagni per questo excursus, diciamo, sulle funzioni di ACE2, ringrazio tutti i relatori qui presenti e in particolare anche la professoressa Bossi per questa opportunità che ci è stata data. Allora, veniamo subito al punto. La terza funzione di grande interesse attualmente di questa proteina è il fatto che ACE2 viene definito come un recettore per coronavirus, SARS coronavirus, diciamo quello del 2003, e il SARS coronavirus 2 di quest'anno, appunto, argomento di grande attualità. Cosa intendo quando definisco ACE2 un recettore? Bisogna fare un passo indietro. ACE2 è una proteina. Le proteine sono in assoluto le macromolecole biologiche più versatili in assoluto in natura. Ricoprono una moltitudine e svariati ruoli diversi. Per fare un breve ma esplicativo esempio, possono essere proteine strutturali, pensiamo al collagene, pensiamo all'elastina, pensiamo alla laminina, per esempio. Possono essere dei catalizzatori biologici, quindi è proprio grazie agli enzimi che partecipano nel metabolismo cellulare che noi possiamo ricavare energia dai composti che noi assumiamo con l'alimentazione e poi, diciamo, costruirci tutto ciò che è necessario per il nostro sostentamento. Sono dei trasportatori e l'abbiamo appena visto grazie all'intervento di Uran, quindi le proteine possono trasportare dei composti all'interno delle membrane cellulari o all'interno, all'esterno degli organelli localizzati a livello subcellulare, non solo, ma anche a livello extracellulare, pensiamo per esempio all'emoglobina, per fare un esempio, e sono ovviamente dei recettori, ossia sono importantissimi nell'ambito della comunicazione cellulare, quindi le cellule interagiscono e si mandano dei messaggi tra loro esponendo in membrana o rilasciando nel circolo delle proteine, pensiamo anche agli ormoni peptidici, all'insulina per esempio, pensiamo anche agli anticorpi, alle immunoglobuline, sono anch'esse proteine. Qui vi ho evidenziato in giallo quelli che sono le funzioni che riveste esclusivamente ACE2 tra parentesi vi ho indicato appunto quali sono queste funzioni. Quindi cosa abbiamo? Abbiamo che la vita spesso è fantasiosa, la natura è fantasiosa, ci sono più funzioni per la stessa proteina, spesso e volentieri queste funzioni non sono direttamente correlate tra loro. Bene, adesso è opportuno capire come le biotecnologie possano far luce su fenomeni sfuggenti. Come è stato possibile dimostrare che ACE2 è un recettore coinvolto nell'ingresso del virus all'interno delle cellule ospiti? Com'è possibile capire come un virus possa interagire in maniera specifica con quella proteina per entrare nelle cellule e perché proprio quella proteina tra tutte le migliaia e migliaia di proteine che ci sono nel nostro organismo? Bene, qua si parla di evidenza. Nella ricerca si procede per gradi, ci sono diversi modi. Dobbiamo fare un salto indietro, come già esaustivamente
detto precedentemente dal dottor Azzi, nel 2003 la SAS colpì circa 17 paesi, causando circa 8.000 casi e quasi 800 decessi, purtroppo nulla di più attuale e anche numeri abbastanza ridicoli se paragonati purtroppo a quelli dell'attualità. Parliamo di evidenze, come dicevo si procede per gradi. Inizialmente è stato provato che ISTU fosse un recettore per coronavirus in vitro. Quando si conduce un esperimento in vitro significa creare un sistema semplificato, un sistema che è lontano dalle normali condizioni e da tutte le interazioni che avvengono all'interno della cellula. Questo può essere un vantaggio perché solitamente, non sempre, ma lavorare in vitro è abbastanza economico e più facile, anche se qui comunque ci sarebbe molto da dire anche qui, e allo stesso tempo però può essere uno svantaggio perché mi perdo tutte le altre interazioni che possono essere poi fondamentali. Per intenderci ragazzi, non vedremo mai arrivare sul mercato un farmaco che mostra esclusivamente un'attività in vitro perché non è abbastanza. Quindi una prima evidenza sperimentale del ruolo di ISTU come recettore è stata provata mediante l'utilizzo di una tecnica di coimmunoprecipitazione. Cosa significa? In pratica i ricercatori si sono avvalsi di anticorpi specifici in grado di riconoscere l'interazione tra ACE2 e la proteina spike del virus, in grado di, come posso dire, riconoscere e congelare questa interazione formando un complesso che appunto precipita in soluzione, cioè esce dalla fase acquosa e precipita in provette in modo tale che poi noi possiamo raccogliere il campione e farci poi altri step e altri esperimenti. Questa è stata una prima prova, però non è stato abbastanza. Bisognava anche provare che questo fosse un recettore essenziale per l'infezione anche in vivo. Qui si sale di complessità. Ci sono davvero moltissimi modi per condurre questi tipi di esperimenti e dipende anche un po' da quella che è l'esigenza sperimentale stessa. Due punti sono importanti. Allora, per provare questa diciamo, interazione è stato necessario avvalersi di modelli murini di infezione, ossia ricreare la malattia che si sta studiando, in questo caso una patologia virale, infettiva virale, all'interno di un organismo animale modello, in questo caso detto pollini, e ricreare la patologia all'interno del loro organismo. Prima di infettare questi topolini, di esporli a contatto col virus, sono stati creati due sottogruppi. E qui arriviamo al secondo punto, ossia sono stati fatti dei topi knockout per il gene ACE2, ossia per il gene codificante per la proteina ACE2. Cosa significa? Che vi è un gruppo definito wild type, ossia un gruppo che non viene manipolato geneticamente e che rappresenta quello che è l'organismo in condizioni di normalità, diciamo, e un gruppo che è stato geneticamente manipolato per silenziare, per eliminare, si può fare tramite diverse tecniche, il gene codificante per questa proteina. Quindi se la proteina spike è la chiave e la proteina ACE2 è la serratura con la quale il virus entra nelle cellule, cosa ci si aspetta di vedere da degli organismi che non esprimono più quella proteina serratura? È scritto qui, i topi si sono dimostrati essere resistenti all'infezione da coronavirus. Questa è stata una forte evidenza del coinvolgimento di questa proteina, una conferma appunto in vivo del ruolo centrale che questa proteina ha nell'ingresso del virus delle cellule. Qui di seguito vi ho messo due immagini per diciamo guardare un po' visivamente qual è la natura di questa interazione. Ovviamente qua stiamo parlando di proteine con un alto grado di complessità. Diciamo che i punti salienti sono la formazione da parte della proteina spike, che qui vediamo nell'immagine a destra evidenziata in rosso, la formazione di un trimero, ossia la formazione di una struttura composta da unità più semplici che vanno ad accoppiarsi a 3 a 3 e che protrudono verso quello che è il recettore esposto sulla membrana della cellula che andrà ad essere infettata, e interagiscono con il sito catalitico, cioè il sito dove avviene la reazione enzimatica che normalmente è stufa, di cui prima vi ha parlato la mia collega Federica. Questa è la natura dell'interazione, interagisce con la tasca idrofobica del sito catalitico, ossia composta da residui amminoacidici idrofobici.
Vorrei farvi notare che l'immagine a destra rappresenta l'interazione con il coronavirus, quello del 2003, mentre quella a sinistra, diciamo, è un rendering, quindi è una modellizzazione di quello che è invece l'interazione con la spike protein di SARS-CoV-2. Bene. Concludendo, quindi possiamo dire che ACE2 è fondamentale per l'ingresso del virus nella cellula, al legame tra la proteina spike e ACE2 segue l'endocitosi, quindi la formazione di una vescicola che entra nel citoplasma della cellula ospite e che, diciamo, decreta, anche se con le opportune diciamo, eccezioni, decreta la venuta infezione da parte del virus. Poi il processo è un attimo più complicato, ci sono altri protagonisti, c'è una proteina che taglia ACE2 dopo l'interazione con la proteina spike, c'è la clatrina che è una proteina in grado di creare delle invaginazioni nella membrana, quindi tutto questo per farvi vedere che poi c'è un certo livello di complessità. È un processo indipendente dall'attività enzimatica di ACE2 e questo meccanismo, diciamo, è proprio il punto cruciale sul quale è uno dei punti possibili, sicuramente quello al momento più vagliato, è il meccanismo target per lo sviluppo di, come abbiamo visto prima, di farmaci antivirali e vaccini. Quindi io spero di essere, diciamo, di avervi dato degli spunti interessanti, spero abbiate qualche domanda e qualche curiosità che saremo felici di rispondere e vi ringrazio per la vostra attenzione. Grazie molto, anche voi. Appunto, penso che sia una delle prime volte che parlate ad un ristretto pubblico, ma sappiate che al di là dello schermo c'è un mondo. Io vorrei avere, diciamo, un feedback, nel senso da parte, mi puoi mettere la mia presentazione, che è la presentazione, sì. Un feedback da parte vostra, nel senso che in teoria dovrebbe funzionare la chat, visto che c'è un attimo di ritardo perché ho fatto una prova. Se non riuscite a usare la chat potete magari scrivermi, per gli insegnanti che hanno la mia mail personale, posso trasferire in questo modo le domande ai relatori. In ultimo, intanto che aspettiamo l'arrivo delle vostre domande, vado da qua, vabbè, siamo. Ok, a questo link potete scaricare l'attestato di partecipazione, lo manderò poi anche a tutti gli insegnanti, quindi in modo tale che possiate averlo. Nel caso, noi abbiamo messo i nostri nomi, è un attestato valido a tutti gli effetti, nel caso in cui vi servissero in assoluto anche le firme per certificarlo, scaricate in PDF, inserite il vostro nome e lo rinviate alla sottoscritta o a Candida Vannini e aggiungeremo la firma, rifaremo un PDF e ve lo rinviamo. Solo se avete proprio assolutamente necessità di avere anche la firma in originale. Ok, invece questo vi chiedo cortesemente di provvedere alla compilazione di questi questionari, ci servono anche come test. È la prima volta che facciamo un esperimento di questo genere, quindi sono dei questionari che vi chiedono se vi è piaciuta la giornata, se avete imparato qualcosa riguardo alle biotecnologie. Dovete inquadrare appunto con il cellulare il QR code, automaticamente verrete collegati al questionario, compilarlo e inviarlo, e dovrebbe essere una cosa abbastanza semplice. Io non so se mi sembra strano che non ci siano nessun tipo di domande, che non siano arrivate delle domande. Adesso chiedo se per caso, siccome noi non abbiamo, diciamo, la gestione del Teams, se appunto per qualche motivo non stanno arrivando, chiedo agli insegnanti di raccoglierle ed eventualmente inviarcele, e spero che tra tutti noi relatori saremo in grado di rispondervi anche, diciamo, da remoto e via mail. Perlomeno date un segno della vostra presenza. Se non volete fare una domanda, scrivete grazie, ci siamo, o qualche informazione di questo genere. Per accedere alla chat dovete cliccare sulla bandierina che vi compare in alto a destra.
se magari anche qualche ragazzo o ragazzo ovviamente ha qualche domanda anche di natura un po' più su quello che è il corso, su quelle che sono le curiosità riguardo all'ambiente, ai corsi di studi, comunque noi siamo a loro disposizione. Ecco, se volete magari poi lasciamo i vostri recapiti, io devo comunque mandare i QR code per i questionari, lascerò anche i recapiti in modo tale. Allora, una delle domande è... le biotecnologie cosa permettono poi di fare in ambito farmaceutico? Questo penso che... La avvicinavo solo al microfono. Sì. In realtà permettono di... Le competenze che si acquisiscono in un percorso di biotecnologie permettono di lavorare sia nel settore della ricerca, come dicevamo, è quello magari di continuità accademia e industria, nell'ambito della produzione, nello sviluppo dei farmaci, ma anche e soprattutto nell'ambito di accesso alle cure. Quindi, come avevo accennato prima, gran parte del personale delle industrie farmaceutiche che poi si occupano della commercializzazione e accesso dei farmaci in Italia, gran parte dei manager e del personale ha un background scientifico, e siccome oggi l'oggetto appunto del nostro mercato è proprio il farmaco biotech, le competenze biotecnologiche e scientifiche diventano un requisito necessario per poter essere comunicatori e per poter sviluppare un percorso professionale all'interno dell'industria farmaceutica. È da dire, apre a tutto all'industria farmaceutica, che è uno dei pilastri del settore dell'industria italiana e europea. Ok, allora passiamo, visto che stavo scorrendo le domande, le rendo anche pubbliche, così vedono anche tutti quelli che sono collegati. Una di queste domande è: quanto si sarebbe risparmio col test salivare? Allora, ci sono, secondo me con questa metodica ci sono diversi tipi di risparmio. Allora, se parliamo di costi proprio del dispositivo, dobbiamo immaginare che se la metodica è simile a quella del test di gravidanza, il costo debba girarsi intorno a quello di un test di gravidanza, quindi voglio dire, dobbiamo essere al di sotto dei 20, anche 15 euro possibilmente per il test diagnostico. Però il risparmio vero non è sul costo del dispositivo quanto sull'impiego di personale e di attrezzature per poter fare la diagnosi, nel senso che non abbiamo necessità di personale specializzato, quindi che possiamo inviare per fare altre mansioni, e soprattutto non c'è bisogno di intasare i laboratori diagnostici, perché il problema principale che abbiamo vissuto durante il picco della pandemia a marzo-aprile è che i laboratori diagnostici si sono intasati, perché ai tempi si facevano i tamponi su qualsiasi persona avesse dei sintomi, e questo ha comportato il blocco di tutte le altre attività diagnostiche, con dei costi molto imponenti che si cominciano a conoscere adesso, su tutte quelle che sono le altre malattie, quindi per esempio quella oncologica, per esempio quelle autoimmuni, e quindi quando parliamo di risparmio dobbiamo tener conto di queste due possibilità, costo del dispositivo spiccio, ma anche tutte le conseguenze che, al di là del test salivare, un test rapido fatto sul territorio direttamente dove serve può avere a livello di impatto sulla salute pubblica, dei costi della sanità e anche soprattutto costi per le aziende. Ok, allora il link dovrebbe funzionare, perché invece rispondo altra domanda che riguarda i link per i certificati e per i questionari. Io avevo verificato che funzionassero, comunque la soluzione la manderò agli insegnanti, così un PDF che potrete stampare, ciascuno potrà essere magari anche distribuito tramite le vostre chat interne. Ringrazio tutti quelli che hanno ringraziato. Nel file aggiungerò anche eventuali recapiti per altre domande che magari vi verranno in mente successivamente. Siamo disponibili sia sul percorso di studio, ma anche appunto sugli argomenti che sono stati presentati. Spero che anche questa modalità vi abbia permesso appunto di partecipare in maniera propositiva e positiva
alla giornata delle biotecnologie e speriamo di vederci in persona, di persona il prossimo anno. Vuoi dire qualcosa? Vediamo se mettiamo i link, li rimettiamo un attimo, almeno quelli per i questionari, così se qualcuno vuole provare, magari date conferma se funzionano. So che o vedi uno, vedi l'altro, cioè vedi la chat, vedi. Bene, concludiamo così quindi questa mattinata e in base appunto al feedback anche dei vostri questionari appunto vedremo la programmazione appunto di altri eventi insomma, dalla parte del nostro dipartimento. Grazie a tutti. Possiamo chiudere, arrivederci. Arrivederci.